Buonasera, telespettatori della Pallamano, benvenuti a questa terz'ultima giornata di campionato di regular season della Serie A Silver maschile che vede contrapposte la Publiese Pallamano Chiaravalle e la Lions Teramo. Io sono Francesco Mandolini e oggi al commento con me c'è Matteo Alfonsi, vicepresidente della Publiese Pallamano Chiaravalle, nonché responsabile di un progetto legato al beach handball, che adesso gli andiamo subito a chiedere. Ciao Matteo. Ciao Francesco, ciao a tutti quelli che ci seguono. Allora Matteo, ho parlato appunto di beach handball perché tra i tanti cappelli che tu hai all'interno della società Publiese Pallamano Chiaravalle, c'è anche quello di responsabile della Beach Handball Cup che starà all'interno, anche quest'estate ritorna e starà all'interno del contenitore dell'X Masters di Senigallia. Ci vuoi dire due parole a riguardo? Sì, guarda, anche quest'anno ci abbiamo avuto la fortuna con l'X Masters di poter stare all'interno di questo evento, che è uno dei più grossi eventi qua della nostra riviera, e dove girano all'incirca 20.000 persone a weekend, una cosa assurda, e siamo riusciti l'anno scorso ad arrivare dopo anni di lavoro, e quest'anno c'è stata la seconda Beach Handball Cup dal 13-14 luglio sulla Senigallia, e niente, presenteremo l'evento più avanti con varie foto. Durante anche la partita ne parleremo e tutto. Esatto, facciamo vedere qualche immagine dalla prima Beach Handball Cup disputata la scorsa estate. L'X Masters, per chi non lo conoscesse, è un evento sportivo dedicato agli sport outdoor che esiste da tantissimi anni, da quasi 15 anni a Senigallia, e raccoglie veramente centinaia di migliaia di persone lungo i 10 giorni di durata, ed è una bellissima vetrina anche per il nostro sport e per la sua versione estiva, appunto, quella della Beach Handball. Adesso intanto state vedendo le squadre che entrano in campo e cominciamo a leggere le formazioni con i Lions Teramo, con il numero 1 Sfrattoni Federico, numero 33 De Febis Davide, numero 3 Forlini Guido, numero 4 Di Battista Rodi Federico, numero 7 Diletti Enrico Gabriele, numero 29 Tassoni Davide. Numero 8, Murri Alessandro. Numero 9, il capitano Toppi Paolo. Numero 10, D'Argenio Simone, vice capitano. Numero 12, De Angelis Matteo. Numero 17, Ciutti Stefano. Numero 22, Di Salvo Samuele. Numero 25, Camaglione Riccardo. Numero 30, Reginaldi Gabriele. E non so se Matteo, se vuoi aiutarmi nel leggere la formazione della squadra che rappresenti, di cui sei vicepresidente, la Publiese Pallamano Chiaravalle. Sì, grazie. Allora, con il numero 1 Sanchez Mario, con il numero 2 Morettin Francesco, con il numero 3 Viti Luca, con il numero 4 Del Curto Gino, con il numero 5 Selinimi Spetin, numero 10 Ceresoli Simone, il capitano, numero 11 Brutti Matteo, numero 13 Santinelli Giovanni, numero 16 Chiappini Iari, numero 18 Salmonti Tommaso, numero 21 Solustri Andrea, 22 Mandolini Mirko, numero 23 Grimaldi Gabriele, numero 33 Ballabio Francesco, numero 34 Santinelli Omar, vice capitano, e il numero 54 Battistelli Lorenzo. E l'allenatore per la Publiese Pallamano Chiaravalle è Andrea Guidotti. Adesso, mentre noi abbiamo un po' anticipato quello che sta succedendo in campo, perché stanno finendo in questo momento di far entrare la squadra della Publiese Pallamano Chiaravalle. Nel frattempo, ne approfitto, Matteo, per chiederti un po' una tua valutazione su quella che è stata fino adesso la stagione che vede in questo momento, prima del fischio d'inizio, Chiaravalle al terzo posto di Serie A Silver. Era il risultato che vi aspettavate? No, assolutamente, era il risultato che puntavamo, cui diciamo tutti gli sforzi erano stati fatti per questo, ma sicuramente è un risultato che oltre qualsiasi aspettativa, anche forse oltre a tutte le possibilità che ci avevamo, stiamo lavorando tantissimo dalla dirigenza, dagli allenatori, da tutti, dagli atleti, per far sì che quest'anno sia memorabile, ecco. E mi sembra che i risultati stanno arrivando.
una piccola società come la nostra che al terzo posto penso su un campionato di questo livello che Francesco, dimmi tu che l'hai viste praticamente tutte, l'hai vissute, il livello è altissimo, ecco. Sì, esatto, un campionato assolutamente di livello molto alto, abbiamo visto partite equilibratissime per tutta la stagione, quindi riuscire a trovarci in questo momento, a fine anno, sul podio è veramente un grande messaggio della serietà con cui la società della Pugliese Pallamano Chiaravalle sta affrontando questo impegno. E come hai detto tu giustamente, da tutti i livelli, sin dai più piccoli abbiamo un vivaio molto nutrito, dei genitori molto appassionati tra l'altro che sostengono sempre la squadra, appunto dai più piccoli fino a tutte le giovanili, e per arrivare al nostro pubblico, i nostri tifosi, che ci fanno sempre sentire il proprio calore all'interno del Palasport, come probabilmente state sentendo anche in questo momento, probabilmente ci entra qualcosa in microfono e si sente appunto il calore del pubblico nel momento in cui sta per iniziare la partita, che sembra avere appunto dare l'inizio proprio alla squadra del Chiaravalle, che sta giocherà con la seconda maglia, che è la maglia nero-grigia, dalla destra alla sinistra del teleschermo, mentre Lions Teramo è la caratteristica maglia bianco-rossa da sinistra verso destra. In questo momento sembrerebbe esserci subito un cambio pallone, forse non abbastanza. L'arbitro sembra dire che va bene. Benissimo, Del Curto, il pivot chiaravallese, con la palla in mano, pronto a far cominciare le danze. E subito la palla in mano Chiaravalle, si gira Bruti alla destra, al centrale Sulustri. Abbiamo Sulustri, a sinistra Santinelli Omar, vicino al fratello Santinelli Giovanni, Del Curto pivot. E Morettin terzino destro. Intanto importa ovviamente Sanchez. Importa Marione Sanchez, autore appunto di una stagione fenomenale. Santinelli per Sulustri. Morettin incrocia subito con Brutti, che spinge un po' sull'inceneratore questa prima azione. Continua lunga serie di incroci della Pugliese Pallamano Chiaravalle con Omar Santinelli, che la passa per Morettin, finta di passaggio verso Brutti, si accentra di nuovo Santinelli Omar per Sulustri, finta anche lui, entra, gol! Prima rete per Pugliese Pallamano Chiaravalle, 1-0 dopo circa 45 secondi. Vediamo adesso il primo attacco del Teramo, che schiera numero 22 di Salvo in posizione di terzino sinistro, numero 8 adesso fermato fallosamente dalla difesa di Chiaravalle, il numero 8 Murri Alessandro, e come centrale hanno il capitano Toppi Paolo. Botta al ginocchio per Giovanni Santinelli sull'attacco del numero 8 Murri, ma sembra... Per precauzione Guidotti chiede subito il cambio. Meglio andarci cauti in questa fase della stagione, fa entrare subito Luca Vichi, anche lui proveniente dal vivaio chiaravallese. Grande stagione anche per lui quella trascorsa fino adesso. Toppi para Sanchez, prima parata della partita, lancia subito lungo per Morettin a centrocampo. Morettin tenta lo scavalcamento, passa per Omar Santinelli. Sulustri, finta, entra dentro ma subisce fallo dal numero 8 Murri. Gino Del Curto ribatte subito. Chiaravalle dovrà ricreare subito un'azione offensiva. Finte da parte di Sulustri, Morettin, Santinelli in elevazione, parata del portiere, il numero 12 De Angelis. Di nuovo tentativo di tiro del numero 8, ma fallo, fermato fallosamente da Omar Santinelli, che viene redarguito col cartellino giallo dall'arbitro.
Toppi per Murri. Toppi incrocia con l'ala, numero 22, non prende la palla per via della difesa di Chiaravalle, giudicata fallosa dall'arbitro, si riparte. Toppi incrocia con Murri, che perde per un secondo la sfera, la passa di Salvo, riesce a passarla all'ala, ma di nuovo parata di Sanchez. Omar Santinelli supera l'avversario, passaggio per Moretin che si gira, la passa a Brutti, viene bloccato il tiro di Brutti da De Angelis. Bella parata questa di De Angelis sul tiro, sul tiro come sempre insidioso del nostro Matteo Brutti. Numero 9 Toppi sorprende Sanchez con un tiro a rimbalzare, 1-1 dopo 3 minuti. Moretin entra, fermato alla difesa di Teramo. Santinelli, Solustri, Moretin, Solustri. Santinelli chiama uno schema per i suoi. Moretin si trova a dover inventare di nuovo qualcosa dopo la coriacea difesa da parte di Teramo. Moretin per Solustri, Solustri incrocia, tira, gol! Seconda rete per Solustri. Un bel uno contro uno di Solustri e esce dal placcato, dalla marcatura del proprio difensore e va in porta. Bel tiro. Bel tiro, speriamo non si sia fatto male in caduta dopo il tiro, che lo vediamo adesso. Ha chiesto subito una sostituzione, è entrato Ceresoli con il numero 10, il capitano di Chiaravalle, che subito lo vediamo in azione in difesa. Ottimo giocatore difensivo Ceresoli, con anche dei bei guizzi in attacco. Parata di Sanchez sul tiro già fermato in parte dal muro chiaravalleto. Santinelli perde la palla, l'arbitro chiama doppio. Diamo il numero 9 Toppi, tenta una giravolta e Sanchez para in spaccata e si merita l'applauso di tutto il Palasport di Chiaravalle. E chiama anche dal campo, chiama il tifo del proprio pubblico. Sanchez assolutamente protagonista anche nel rapporto con la tifoseria fino adesso. Moretin, Del Curto, Ceresoli, Santinelli, Moretin, tira, parata del portiere, ancora una volta. Anche il portiere De Angelis di Teramo fino adesso è stato tra i protagonisti della sua squadra. Vediamo sempre il giro palla tra i tre terzini centrali di Teramo, esce anche alla destra per un incrocio, tiro di Murri che sorprende Sanchez e si va sul 2-2. L'arbitro fa rieseguire la battuta del centrocampo. Santinelli per Vichi. Finora un arbitraggio ci sembra molto, molto pulito e molto, molto ligio a far rispettare certe cose. Intanto vediamo Omar Santinelli, primo gol della partita per lui. Chiaravalle ritorna in vantaggio 3-2. Vediamo. Teramo costruisce lentamente la propria azione in maniera metodica. Uscita dall'ala destra che va a incrociare, sembra un po' di traffico dalle zone del terzino, tentano una giocata per il pivot che però non riesce, azione difensiva ritenuta fallosa dalla coppia arbitrale. Toppi passa per Murri,
che riesce a infilare bel gol, tra l'altro è entrato bene tra il primo e il secondo, riesce a infilare sotto le gambe di Sanchez. Moretin, Ceresoli fermato, no, l'arbitro praticamente ha chiamato sfondo, se... correggimi Matteo, se sì, pensi... sì, uno sfondo da parte di Ceresoli. Esatto, e intanto parata incredibile di Sanchez su Murri, parata veramente incredibile, Sanchez era già a terra ma è riuscito comunque ad arrivare a bloccare la palla lanciata in maniera insidiosa vicino al palo alla sua destra. Toppi, salvo, Toppi, tiro di Sanchez, blocca, lancia subito un contropiede che viene però bloccato, intercettato da Murri. Era un bel contropiede, bella l'azione di intercetto difensivo da parte di Murri, c'è poco da dire. Intanto tiro murato da Chiaravalle e la palla finisce in angolo. Batte numero 3 Forlini. Toppi si gira. Viene fermato in maniera fallosa da Del Curto, difesa dentro. Un'azione bella prolungata questa da parte di Teramo. L'arbitro sembra voler richiamare un po' Ceresoli nella difesa chiaravallese, probabilmente forse ha visto una spinta. Dicevo, azione prolungata da parte di Teramo, forse tra poco ci sta anche chiamare il passivo da parte dell'arbitro. Vediamo, di salvo, in elevazione, non impersonalisce Sanchez, però lancio per Brutti che tira, ma il portiere De Angelis fa veramente una bella parata con la mano destra in elevazione. È un avvio di partita difficile per Brutti, vero Matteo? Sì, stranamente sì, se ne vedono veramente pochi di questi avvii così per Matteo, una delle migliori ali destre di questo campionato, oppure oggi lo vediamo un po' faticare, ma sicuramente riprenderà subito coraggio. Nonché tuo ex compagno di reparto, perché comunque giocavate nella stessa posizione fino a qualche anno fa. Sì, sì, sì. Quando tu eri il veterano e Matteo era quello proveniente dalle giovanili. Grazie Francesco per avermi ricordato l'età, grazie mille. Ma d'altronde condividiamo la stessa età, la stessa storia all'interno di questo club, perciò siamo sulla stessa barca. Intanto azione offensiva del Teramo con un gran tiro da parte di Murri che colpisce la traversa e la palla si incastra sulla rete in alto. Ecco, riprende possesso della sfera Sanchez. Murri comunque è un giocatore, una vecchia conoscenza del Chiaravalle, per tantissimi anni abbiamo giocato contro, prima con l'Aquila, poi con il Teramo, passando per Pescara, un grandissimo terzino mancino che veramente tanta tecnica e forza. Sì, esatto, un mix di potenza, bei movimenti, velocità, un giocatore molto completo. Si riparte con Moretin e non riesce l'intesa con Selimi. Di nuovo attacco per Lions Teramo. Avvio di partita molto, molto difficile per Chiaravalle fino adesso. Tre pari dopo quasi 13 minuti di gioco. Due minuti. Tanto piede, due minuti chiamato dall'arbitro perché probabilmente ha ritenuto intenzionale il fallo di piede da parte di Murettini. Purtroppo sì, quel mosso, quel minimo che ha portato a questa espulsione temporanea di 2 minuti. Francamente da qui sembrava semplicemente un movimento difensivo e è stata una cosa fortuita della palla, però come diciamo sempre c'è poco da discutere sulla decisione arbitrale, bisogna rispettarla. E quindi adesso per 2 minuti Chiaravalle giocherà con un giocatore di meno in difesa e vedremo se, come di consueto fa l'allenatore Guidotti,
se sceglierà di andare in extra player sull'attacco, il che significa che uscirà il portiere, Chiaravalle sarà per 2 minuti a porta vuota durante le azioni offensive. Intanto S. Selimi per Solustri. Sanchez si avvicina alla panchina chiedendo indicazioni. Sì, infatti Guidotti fa rientrare subito Selimi a posizione di terzino sinistro, sua posizione naturale. E quindi giochiamo con l'extra player. Esatto, in questo momento Chiaravalle a porta vuota. Bisogna riuscire a giocare in parità numerica in attacco e evitare che venga rubata la palla, ma intanto bellissimo passaggio per Gino Del Curto, bellissima torsione come al suo solito, colpisce l'angolo del palo che manda fuori la palla e nulla di fatto. Il pareggio per il 4-4 sfuma così per qualche millimetro. Intanto si scrive dal pubblico chiaravallese comunque sia, vista l'azione da parte di Del Curto. Vediamo Chiaravalle che riprende possesso palla, va in attacco. Omar Santinelli sembra chiamare un po' un'azione veloce con Brutti, però i due non si beccano. E allora si riparte di nuovo in extra player Chiaravalle. Selimi. Tanto Mister Guidotti sta dirigendo il traffico dalla panchina per dire ai suoi come comportarsi in questa azione. Solustri entra da solo, subisce il fallo. E tiro dei 7 metri, rigore per probabilmente una difesa in aria del terzino del Teramo. Esattamente, e viene incaricato proprio Solustri del rigore. Solustri contro De Angelis. Finta. Gol. 4 reti per Chiaravalle, 3 portano la firma di Andrea Solustri. Un giocatore che non ha visto molto minutaggio in campo fino adesso in questa stagione, ma oggi Mister Guidotti sta optando per un turnover abbastanza intenso e perciò anche le seconde linee di Chiaravalle, che comunque hanno dimostrato impegno e grande adattabilità alla necessità della squadra, possono risplendere come sta risplendendo Matteo Brutti di nuovo contro De Angelis. Questa volta riesce a mettere la palla in rete per il 5-4 dopo aver intercettato l'azione offensiva di Teramo. Chiaravalle subito dopo aver terminato il periodo di inferiorità numerica, ritrova il vantaggio perso qualche minuto fa. E adesso di nuovo vediamo Murri. Tiro parato da Sanchez in caduta. Parata molto molto bella questa di Sanchez. Omar Santinelli per Andrea Solustri. Finta di tiro. Finta di nuovo. La passa a Brutti che riesce in caduta a mettere dentro un gol importantissimo, 2 gol di seguito per Matteo Brutti. E guadagna anche un'espulsione temporanea per un fallo subito. Esattamente, perché ricordiamo che nel momento in cui un giocatore va a tirare così come stava accadendo, non può essere toccato in nessun modo. E evidentemente c'è stato quel tanto che basta di tocco da parte del difensore di Teramo per guadagnarsi 2 minuti di espulsione, perciò rovescio. Di fronte, adesso sarà Chiaravalle a giocare con un giocatore in più per i prossimi 2 minuti. Intanto vediamo che Matteo è uscito per precauzione, entra Mirko Mandolini, un ragazzo del nostro vivaio che sta molto ben figurando quest'anno, sta facendo esperienza, sta crescendo e questo non ci fa altro che piacere, che significa che stiamo lavorando bene, che tutto il vivaio sta lavorando, il settore giovanile con i vari allenatori. Mirko Mandolini, che tra l'altro è figlio d'arte di un grandissimo giocatore della pallamano Chiaravalle, Marco Mandolini, che è stato un pivot fondamentale, diciamo, negli anni 80, i primi anni 90 di questa squadra, anni in cui Chiaravalle ha militato tra la Serie C e la defunta Serie C e la Serie B, con grandi risultati anche. Diciamo in un certo qual modo tra i padri fondatori di questa squadra. Sì, quando
quando si dice di tramandare una passione. Esattamente. Esattamente. Vediamo Chiesa di Chiaravalle, Solustri e Santinelli Giovanni fermano subito l'azione del numero 3 Forlini. Murri per Toppi, per Forlini di nuovo, per Murri, passaggio un po' lento, l'arbitro alza il braccio in segno di passivo, scavalcamento, tiro, Sanchez blocca il pallone in due tempi. Solustri per Morettin. Morettin imprime velocità all'azione, va in elevazione e con la forza la mette dentro, 7-4 per Morettin. Chiaravalle sta cominciando a giocare come sa fare, sta cominciando a far vedere ai propri spettatori, al proprio pubblico, il gioco che sa esprimere. Una partenza un pochino più rallentata, probabilmente anche per via delle vacanze pasquali che hanno un po' fermato il ritmo, no? Per tutte le squadre, ovviamente, non solamente per Chiaravalle. Sì, sì, infatti fermarsi è sempre una cosa che può far bene, ma anche far male. Intanto time out chiamato da Teramo. Ok, stiamo per rientrare dal time out. Nel frattempo abbiamo visto scorrere sullo schermo qualche immagine della prima Beach Handball Cup dello scorso anno, tenutasi appunto all'interno dell'X Masters di Senigallia. E ricordiamo che quest'estate, Matteo, mi ripeti le date? 13-14 luglio, Senigallia. 13-14 luglio si ripeterà questa esperienza e possono partecipare squadre e giocatori da tutta Italia. Intanto Teramo perde palla, la recupera Chiaravalle, Morettin per Mirko Mandolini che va da solo al tiro e riesce a metterla dentro. Il numero 22 Mirko Mandolini, ne abbiamo parlato poco fa, figlio d'arte che sta facendo molto molto bene in questa prima stagione passata con la squadra in Serie A Silver nonostante la giovane età. Intanto gli arbitri fanno giustamente riferimento al fatto che il punteggio sia di 8-4, non era ancora stato cambiato nel tabellone all'interno del Palasport e adesso si ricomincia col Teramo in attacco. Si riferma il tempo perché un attimo si devono consultare gli arbitri con il commissario. Eh sì, è molto importante tenere il tempo e tenere il numero delle reti, vero Matteo? Sì, visto qualche precedente, sempre meglio. Esatto, sempre meglio che combaci, soprattutto molto bene che gli arbitri tengano anche loro contezza delle reti fatte, cosa che non è così scontata. Intanto Francesco ti faccio notare che entra Ballavio, anche lui portiere del riferimento del Chiaravalle per tantissimi anni, dal vivaio, un bravissimo portiere. Bravissimo portiere con un grande istinto, come potete vedere. Ah, peccato, aveva fatto una bellissima parata e il pivot di Teramo, il numero 10 D'Argenio, riesce a rubare palla alla difesa chiaravallese quando la stava per raccogliere e tira con Ballabio già battuto a terra, che può fare poco. Però sì, anche Francesco Ballabio è stato per tanti anni portiere di riferimento per Chiaravalle e questa stagione in cui ha condiviso il reparto con Mario Sanchez è stata per lui una stagione di grandissima crescita, chiaramente dietro a un numero uno come Sanchez. Intanto tiro da parte di Selimi, che però si va a infrangere sulle mani del portiere De Angelis. E invece vediamo Toppi che riesce a mettere in rete un gran gol. Selimi
Senta per lui, passaggio per Solutri, finta, passaggio per Moretin, anche lui finta, si riparte verso dall'altra parte, Selimi. Solutri tira, se la palla si infrange sul muro. Sul muro, forse un tiro un filino apprezzato da parte di Solutri. La difesa era ben posizionata, la difesa di Teramo, sarebbe stato difficile batterli con quel tiro sostanzialmente. Sì, ha cercato un doppio appoggio, ma davanti si trovano due difensori di una certa altezza, quindi difficile passare. Non abbiamo il dato preciso, ma più o meno a occhio stiamo sul 1,90 m quasi, perciò direi che in doppio appoggio non è facilissimo superare dei difensori di questa statura. Intanto anche Chiaravalle fa muro, Ballabio riprende la palla, la passa su Lustri, che arriva a passare con Moretin. Passaggio di nuovo a Mirko Mandolini, che viene di nuovo, non di nuovo, prima era Matteo Brutti, ma viene bloccato fallosamente dal difensore, il numero 22, che per la seconda volta, il numero 22 di Salvo Samuele, per la seconda volta ferma fallosamente un'ala di Chiaravalle al tiro. Con Mirko Mandolini ancora a terra, dolorante dal colpo ricevuto. E grandi anche lamentele da parte di Checo Moretin di Chiaravalle, che va proprio a lamentarsi con il giocatore di Teramo, dicendo: non è possibile che per la seconda volta fai questo tipo di fallo. Lamentele per cui mi sembra di capire, Matteo, correggimi se sbaglio perché è un momento un attimo un po' concitato, mi sembra che anche Checo abbia preso i 2 minuti per queste lamentele con... Guarda, questa cosa non l'ho seguita, penso che sia stato messo fuori per precauzione, un attimo per nervosismo, però ci sta, perché sappiamo tutti che, soprattutto a questi livelli, tutti i giocatori sanno che l'ala è intoccabile, cioè nel momento che va al tiro non bisogna toccarla in nessun modo. E... Intanto sentiamo l'applauso del Palasport per Mirko Mandolini, che si sta rialzando con l'intervento del medico di campo, e sta zoppicando, saltellando su una gamba sola per raggiungere la propria panchina. Sicuramente non un bel segno questo, significa che la botta c'è stata ed è stata peggio del previsto. Speriamo che questo ragazzo, questo giovane della squadra di Chiaravalle, riesca a riprendersi il prima possibile. Sì, dai, penso solo a una distruzione alla caviglia, che a questi... in questo sport è molto molto frequente, quindi dai. Adesso vediamo, intanto rigore per Chiaravalle, battuto da Solutri. Solutri mette in rete ancora un altro gol, questa volta battendo il portiere numero 1 Sfrattoni. Punteggio di 9-6 per Chiaravalle dopo quasi 20 minuti di gioco. Una partita fino adesso, mi verrebbe da dire, molto pulita, molto bella da ambo i lati, però questo ennesimo intervento del numero 22 di Teramo durante un attacco da parte dell'ala destra chiaravallese ha un po', diciamo, rovinato l'atmosfera con un ingresso falloso abbastanza evitabile. Tanto vediamo una difesa dentro da parte di Simone Ceresoli, capitano di Chiaravalle, che l'arbitro giustamente punisce con un rigore per Teramo. Va a battere dalla tacca dei 7 metri Toppi, il capitano, contro Ballabio. Ballabio intuisce, ma non basta mandare fuori la palla. Quindi è ancora 9-7, due gol di vantaggio per Chiaravalle su Teramo. E adesso si riparte di nuovo con Matteo Brutti, entrato alla destra, che viene servito subito da Solutri. Gol da parte di Matteo Brutti. 10-7 per Chiaravalle. Dopo un avvio difficile, Matteo ha preso subito, è ritornato subito in carreggiata con due bellissimi gol. E sono sicuro che continuerà la partita facendo sempre meglio. Molto spesso in telecronaca l'abbiamo chiamato killer, proprio per la sua capacità chirurgica di mettere dietro le spalle di tutti i portieri i palloni, ma oggi ha avuto una via un po' più difficile del solito. Intanto bella parata da parte di Ballabio per il Chiaravalle. Si riparte con Solutri,
E Simone Ceresoli, gran gol, gran legna sotto la traversa. Prima rete della partita per il capitano dei Chiaravallesi, 11-7. Riparte Teramo con l'ingresso del numero 17 Ciutti in posizione di centrale, lo vediamo. Tra il duo di Toppi e Murri. Intanto Chiaravalle gioca con una difesa alta sui due terzini. Da parte di Vichi da un lato e Ceresoli dall'altro. Vediamo Ciutti, incrocia con Forlini e tenta di entrare. Ma niente, riparte Teramo, di nuovo Ciutti per Toppi, che in doppio appoggio sorprende Ceresoli ma anche Ballabio e fa gol. 11-8. Ceresoli, passaggio per Gino Del Curto, ma viene giudicato falloso probabilmente l'ingresso di Ceresoli nei confronti del difensore di Teramo. Probabilmente l'arbitro ha ravvisato uno sfondo. E quindi si riparte. Intanto c'è il commissario di campo sta chiamando l'attenzione dell'arbitro, che punisce l'allenatore di Chiaravalle Andrea Guidotti con un cartellino giallo per eccesso di lamentela dalla panchina. Guidotti non riteneva opportuna questa chiamata su questa azione tra Ceresoli e Del Curto, il commissario di campo ha ritenuto di punire questa azione. Vediamo Ciutti per Toppi. Toppi va di scavalcamento, viene fermato da Omar Santinelli. Toppi per Murri. Murri entra pericolosamente. L'azione di Teramo riesce a creare un VAR con la difesa chiaravallese, con anche la collaborazione del pivot numero 10. Intanto ingresso tra primo e secondo uomo da parte di Toppi, che mette a segno un bel gol alle spalle di Ballabio. Attenzione, qui Teramo poteva rubare un pallone sull'erroraccio di Simone Ceresoli, ma per fortuna non l'ha fatto e si ricomincia con Chiaravalle in attacco. Andrea Solustri perde la palla, cade, Ciutti commette un doppio. Momento di gran confusione da entrambe le parti, Matteo. Sì, proprio in questo momento entrambe le squadre stanno facendo dei errori tecnici banali. Sì, è probabilmente un momento di nervosismo dopo i brutti falli che abbiamo visto. Insomma, sono cose che un attimo cambiano la partita. Bisognerà ricalibrarsi un po'. Intanto vediamo Moretin che entra, la passa per Brutti, che riesce in un grandissimo schema da parte della Pugliese, palla a mano Chiaravalle, e in volo Brutti la passa a Moretin, ma l'arbitro dice non è gol, perché Moretin molto probabilmente ha toccato con il piede la riga dei 6 metri, cosa che in attacco non si può fare, e quindi ha chiamato riga ed ha annullato il gol. Bellissimo gol comunque da parte della Pugliese, palla a mano Chiaravalle. Bellissima azione, ecco. 11-9. Con un asterisco, diciamo, per noi poteva essere 12-9 solo per la bellezza dell'azione. No, stiamo scherzando ovviamente. Morettini in elevazione, anche lui gran legna sulla traversa, che però non entra, al contrario di quella di pochi minuti fa di Ceresoli, quindi palla per il portiere di Teramo. Riparte con tutta calma Teramo, mancano 4 minuti e 38 da giocare ancora. 11-9 il punteggio a favore dei padroni di casa della Pugliese, pallamano Chiaravalle. Lions Teramo in avanti in questo momento con la maglia bianco-rossa. Tiro fuori da parte del giocatore di Teramo. Moretin lancia lungo per Ceresoli, che gliela ripassa. Moretin entra tra due giocatori e viene bloccato in difesa dal numero 3.
Numero 3 Forlini, l'arbitro sembra dirgli sì, rigore 2 minuti. Esatto, rigore 2 minuti, ma sembrerebbe per aver ravvisato un ginocchio alto o qualcosa del genere. Stava indicando il ginocchio, ecco, diciamola così. Intanto vediamo Moretin si appresta a battere il rigore contro De Angelis. I due sembrano scartare. L'arbitro è pronto a fischiare il rigore. Gol da parte di Moretin. 12-9 per Chiaravalle. Vediamo in attacco di nuovo Teramo. Mancano 3 minuti e 47 da giocare ancora in questo primo tempo. Vediamo Murri, entra ma viene fermato da Omar Santinelli. Bella difesa di Omar che l'ha seguito bene con le gambe basso, ha accompagnato fuori il giocatore. Anche Teramo in questo momento sembra stare giocando molto anche con il pivot per cercare di creare dei varchi. Sempre lì dal lato destro del campo. Incrocio tra Murri e Toppi. Tentativo di passaggio per il pivot che non riesce. Recupera la palla Santinelli in scivolata, la passa a Brutti che però la ferma con un piede. Intanto parata di Ballabio e riparte Chiaravalle velocemente con Morettini. Scavalcamento da solo davanti e si apre la difesa. Rimane a tu per tu con il portiere e non sbaglia Morettini. Beh Matteo, è un giocatore che non gli si può lasciare questo spazio. No, c'è un uno contro uno pauroso e soprattutto come vede un minimo un centimetro di spazio si infila e poi a quel punto è devastante. È arrivato nella seconda parte di campionato, è subito entrato in squadra con i compagni e questo è abbastanza difficile che succeda, invece grande acquisto di Publiese Pallamano Chiaravalle. Esatto, e soprattutto intanto il gol del numero 30 del Teramo, Reginaldi da ala sinistra. Dicevamo sì, un grande acquisto di un giocatore Morettin che non solo segna ma anche una grandissima visione di gioco come stiamo vedendo in questo caso, però il portiere De Angelis questa volta intuisce e riesce a parare, però la visione di gioco di Morettin gli permette veramente di creare tantissime magie sia in solitaria sia con i suoi compagni. Intanto vediamo Toppi per Ciutti che finta ma non impensierisce la difesa di Gino del Curto. Vediamo, e nemmeno Toppi riesce a impensierire il grande Gino, che non ha ancora messo una firma sulle marcature di giornata, ma si sta facendo sentire in fase difensiva. Toppi per Murri, difesa coriacea da parte di Chiaravalle, del Curto. A terra il suo compagno di reparto dell'altra squadra, il numero 10 D'Argenio. E l'arbitro chiede che venga pulito un po' il campo dopo questo atterramento. Guarda Francesco, sì è vero, Gino ancora non ha fatto nessun gol, stranamente perché è uno dei migliori marcatori che la Publiese Pallamano Chiaravalle schiera in campo, però io ho sempre considerato che una buona difesa è come un gol. Assolutamente, in certi casi è equivalente. Poi in questo campionato così si è visto che le partite si vincono quasi in difesa, cioè nel senso forse la difesa è più importante che non l'attacco. E stavo guardando proprio le statistiche del campionato l'altro giorno e la Publiese Pallamano Chiaravalle è la squadra con la miglior difesa del campionato. Sì, come diciamo, su una pallamano moderna i ruoli chiave della squadra è il pivot, sicuramente il portiere e la difesa. La difesa nell'organico è importante. E adesso vediamo, entra il numero 9 Toppi, bellissima parata del portiere Ballabio, ma l'arbitro ravvisa un fallo e quindi sarà un rigore con D'Argenio contro Ballabio. Numero 10 D'Argenio, avvicina l'attacca dei 7 metri per tirare.
Ballabio un po' intuisce, ma soprattutto D'Argenio colpisce il palo e quindi non cambia. Il punteggio è sempre 13-10 per Chiaravalle, 26 secondi alla fine del primo tempo. Adesso i giocatori di Chiaravalle gestiscono il gioco con Guidotti che chiama il timeout. Ed eccoci che stiamo tornando dal timeout chiesto da Mister Guidotti nella Publiese Palamano Chiaravalle, quando sul cronometro mancano 23 secondi e 2 decimi per la fine di questo primo tempo che sta vedendo Chiaravalle gestire il proprio vantaggio di 3 reti per 13-10 su Lions Terme. Santinelli per Moretin. Moretin entra. La passa per Brutti, elevazione, gol di Brutti. Sì, ma come avevo detto prima, chiude sicuramente il primo tempo facendoci dimenticare i due tiri brutti fatti all'inizio, ecco. Esattamente, intanto finisce così il primo tempo 14-10 e ci rivediamo tra 10 minuti.
E stiamo per tornare con il secondo tempo di Publiese Pallamano Chiaravalle contro Lions Teramo. In questo momento il punteggio è 14-10 dopo un primo tempo che ha stentato un po' a partire, Matteo, vero? Sì, ha stentato un po' a partire, diciamo un po' un motore diesel per poi dopo sbloccarsi, diventare una bella palla a mano e proseguire per tutto il resto della durata. Intanto al commento ci siamo io, Francesco Mandolini e Matteo Alfonsi, che avete appena sentito, che è il vicepresidente della Pallamano Chiaravalle, nonché anche responsabile della bellissima Beach Handball Cup che si disputerà quest'anno per la seconda volta quest'estate a Senigallia all'interno dell'X Masters. Ne parleremo più avanti e vedremo anche qualche immagine durante i time out. Adesso intanto vediamo Teramo attaccare dalla destra alla sinistra dei teleschermi con il capitano, il numero 9, Toppi, che viene fermato da Gino Del Curto. Di Salvo, Toppi tentano di giocare con il pivot, non perde palla Teramo, prova fino alla fine, bella parata sul tiro di Murri da parte di Ballabio. Intanto contropiede per Chiaravalle con superiorità numerica, che però non riesce, sono costretti a fermarsi i giocatori. Vediamo però Moretin che non si ferma, entra comunque tra due giocatori e mette la palla dietro le spalle del portiere De Angelis. Nel frattempo, durante l'azione offensiva, sembra di vedere Gino Del Curto aver ricevuto un colpo al viso, però dice al proprio allenatore: no, va tutto bene, continua a giocare, continua a giocare. Ma non è sicuramente un colpo del genere che ferma un giocatore come Gino. Intanto un passaggio errato da parte dei giocatori di Teramo. Riconsegna direttamente la palla a Chiaravalle con Moretin per Solustri, per Omar Santinelli che rischia di perdere il pallone, ferma il gioco per far ripartire i suoi e quindi si ricomincerà di nuovo con Solustri. Moretin, Gino Del Curto, Moretin a destra, entra tra i due giocatori. Gino Del Curto, che grandissimo gol! No look, girandosi. Tira un pallone dietro la schiena e sorprende il portiere. Grandissimo gol, 16-10, mamma mia. Tutta la tribuna si è alzata in piedi a applaudirlo proprio. Bello, bello, bello. Complimenti, Gino. Abbiamo detto nel primo tempo di come ancora non avesse messo la propria firma, l'ha fatto in una maniera spettacolare. Insomma, entra anche lui nel tabellino marcatori. Di Salvo per Toppi. Toppi tenta di rispondere subito con un bel tiro dalla distanza, ma viene parato da Ballabio. Altra bella parata di Ballabio. Vediamo intanto Omar Santinelli. Entra. Gol! Belle queste azioni veloci da parte della Publies Pallamano Chiaravalle. E Teramo chiede immediatamente un timeout. Ed eccoci qui di ritorno dal timeout chiesto da Teramo. Nel frattempo avete visto scorrere qualche immagine della scorsa Beach Handball Cup disputata all'interno dell'X Masters di Senigallia nella scorsa estate. E quest'estate, il 13 e 14 luglio, ritornerà per la seconda edizione della Beach Handball Cup. Ovviamente tutte le squadre sintonizzate in questo momento sono invitate a partecipare. Tanto tiro in elevazione di Murri che sorprende Ballabio sotto le gambe e gol del undicesimo gol per Teramo 17-11.
Sì, ti rubo un secondo, potranno partecipare alla Beach Handball Cup tutti i giocatori iscritti alla Federazione Gioco Handball, anche se non hanno una vera e propria società perché possono andare in prestito. Esatto, si possono formare anche delle squadre così un po' ex novo. Intanto Gino Del Curto non solo fa un gran gol, ma sembra aver atterrato due giocatori avversari mentre si stava slanciando proprio per andare al tiro. Speriamo non ci siano stati danni per i giocatori di Teramo. Sembrano solamente magari essere atterrati male in un momento come può capitare nella pallamano, comunque uno sport molto di contatto. Però se sembrano ripartire senza troppi problemi. Murri per Toppi. Esce Eugenio, il pivot, per un incrocio, ma Murri fa una finta di salvo, elevazione e batte Ballabio sul primo palo. E intanto invece Murri chiede il cambio ai suoi. Sembra non riuscire a continuare il giocatore di Teramo. Forse il colpo preso è stato peggio del previsto. Cadendo, forse non è riuscito ad attutire abbastanza la caduta. È rientrato in campo il numero 17, Ciutti, al suo posto. Ciutti che la passa. Il numero 3 alla destra, Forlini, che batte con grandissima precisione, bisogna dire. Quasi da angolo zero riesce a far entrare la palla tra il portiere Ballabio e il palo sinistro. Ma vediamo intanto Gino Del Curto che tenta in due tempi di andare a prendere questa rete. Ce la fa. Primo tentativo parata da parte del portiere, uscendo dai 6 metri. Riesce a recuperare di nuovo la palla e mettere in rete. Grande momento concitato anche sulla panchina di Teramo, che sembra lamentarsi di questa cosa, ma francamente da qua noi avevamo la visuale abbastanza libera, si vedeva benissimo come Del Curto stesse fuori dai 6 metri. Quindi cartellino giallo richiesto dal giudice di campo nei confronti dell'allenatore del Teramo. E adesso intanto sta per ripartire il gioco. L'arbitro fischia in questo momento. Di salvo per Ciutti. Toppi, Forlini, Toppi. Teramo che comunque ha il gran merito di aver impensierito Chiaravalle in più di un'occasione con delle belle azioni offensive. Di salvo, forti passi per lui, ma l'arbitro fa continuare. Parata di Ballabio che non si fa sorprendere per la seconda volta da Forlini con lo stesso tiro. Morettin per Brutti che raccoglie la palla e con una velocità incredibile riesce a metterla sopra la testa del portiere De Santis. Direi con molta De Angelis. delicatezza, molta delicatezza. Molta delicatezza, come il velluto. 20-13, avvio di secondo tempo decisamente migliore per Chiaravalle rispetto all'avvio del primo. Ciutti perde palla, Chiaravalle recupera, ma l'arbitro fischia fallo. Orlini di nuovo al tiro, di nuovo una parata di Ballabio. Bellissima la parata di Ballabio. Morettin entra tra primo e secondo, ma colpisce la traversa. Avrebbe anche potuto scaricarla alla sua destra su Brutti, che sembrava molto libero, ma decide per la soluzione individuale, questa volta colpendo uno dei pali. Numero 9, Toppi. Intanto è rientrato il numero 8, Murri. Sembra essersi ripreso dalla botta all'anca, rimediata durante la caduta di qualche minuto fa. Gol da fuori in doppio appoggio da parte di Toppi. Giovanni Santinelli riparte velocissimamente subito per Moretin che scavalca tutti e dice: mettiamo dentro questo pallone e basta.
Intanto esce Del Curto per Simone Ceresoli. Moretin sembra essere veramente determinato, Matteo. Sì, ha sempre un giocatore abbastanza preciso e soprattutto con molta voglia di vincere tutte le partite, che poi la mentalità quella che serve. Entra in campo molto determinato e anche molto agguerrito. Esattamente. Nel frattempo si riparte con il Teramo, maglia bianco-rossa dalla destra alla sinistra dei teleschermi. Chiaravalle invece con la seconda livrea ufficiale, nero-grigia, da sinistra verso destra e in questo momento in difesa. Difesa sempre abbastanza alta su Toppi, e D'Argenio riesce ad andare al tiro, ma durante la fase di tiro apparentemente Omar Santinelli colpisce il giocatore di Teramo e viene mandato fuori dall'arbitro per 2 minuti. A quanto pare senza rigore, e i giocatori del Teramo sembrano lamentarsi di questa cosa, si aspettavano anche un rigore oltre che 2 minuti, ma in questo momento il rigore non sembra esserci. Intanto doppio tiro per Moretin, che oltre a giocatore adesso si improvvisa anche, diciamo, uomo delle pulizie, quindi... E anche non male nel lancio dello scopettone. L'abbiamo visto con un lancio molto atletico verso la fine del campo. Va bene. Tante volte dovesse diventare sport olimpico, sappiamo chi pubblicizzare. L'Italo-Argentino è arrivato a Chiaravalle all'inizio del 2024. Tanto tiro in elevazione di Forlini, parato da Ballabio. Ballabio sta diventando la bestia nera di Forlini, è il terzo tiro che gli para. Ceresoli con calma, difesa a uomo da parte di Teramo, perciò Chiaravalle, che in inferiorità numerica, si prende il suo tempo. Intanto entra Selimi ed esce proprio Ballabio, quindi Chiaravalle sta giocando con l'extra player. Selimi passa per Brutti e Brutti mette dentro un gran gol. Selimi è stato, devo dire, anche molto altruista, avrebbe potuto entrare tra primo e secondo, ma ha passato a Brutti, che aveva davanti a sé una prateria, ed è riuscito a fare uno di quei gol che ci piacciono e che ci ha fatto vedere tante volte durante gli anni. Toppi si gira, si libera del difensore, ma colpisce il palo. Fa tutto bene tranne il tiro finale. 22-14. Mancano ancora 21 minuti da giocare in questo secondo tempo, e nella pallamano non è mai certo il risultato fino a che non si arriva alla fine. Ancora può succedere di tutto. Solustri si accentra, entra dentro, parata abbastanza semplice per De Angelis. Toppi per Forlini. Toppi di nuovo. Tenta di superare i difensori, tenta di passare al pivot, ma recupera la palla proprio Forlini, che approfitta dell'uomo in meno di Chiaravalle per entrare nel buco che si era creato e mettere in rete il gol del 22-15. Vediamo Selimi, Ceresoli. Extra player per Chiaravalle, esce Ballabio, entra Selimi. Brutti. Nel frattempo rientri anche Ballabio perché sono passati 2 minuti. Ceresoli per Selimi. Solustri entra. Finta. Ceresoli da pivot. Non riesce però a controllare bene la palla e infatti il tiro non va. E riparte Teramo. 22-15. 19 minuti e 44 da giocare. Toppi si blocca. Forlini fa una finta, ma Teramo è costretto a ripartire in questa giocata. Lions Teramo sembra essere un po' in difficoltà quando si tratta di costruire il gioco. Spesso ha giocato con il proprio pivot, con D'Argenio, spesso è andato verso l'ala destra. Poche volte l'abbiamo visto giocare con la parte sinistra del campo, ma comunque bastano i tiri in doppio appoggio di Toppi, apparentemente. Ceresoli per Solustri, Moretin.
Chiaravalle di nuovo in extra player, facendo uscire il portiere e facendo entrare Santinelli per essere non in parità numerica, ma con un giocatore in più in fase offensiva. È bellissima l'intesa tra Selimi e Santinelli, ma anche il portiere De Angelis intende il tiro di Santinelli e riesce a metterlo fuori e a non far segnare il giocatore chiaravallese. Sì, azione bellissima, ma il portiere ha deciso di non concedere il gol ai Chiaravalle. Portiere molto, molto preparato, sicuramente avrà studiato un po' i tiri dei giocatori chiaravallesi. Tanto vediamo Toppi. L'arbitro richiama Santinelli di nuovo, intravede un fallo probabilmente nei confronti del pivot D'Argenio. E l'arbitro di nuovo richiede la pulizia del campo. Francesco, te che hai un ex pivot, quanto è difficile marcare il pivot o quanto è difficile liberarsi da giocatore del pivot, ecco, alla difesa? Grazie per aver sparso questa menzogna di me, ex pivot, penso di averci giocato forse due volte nella vita, ma... No, è sicuramente un ruolo difficilissimo. È un ruolo che io adoro. Mi piace molto veder giocare le squadre che hanno un bel pivot forte sia in difesa che in attacco, come è nel caso di Chiaravalle del Curto, o adesso vediamo Ceresoli, anche che da quest'anno anche lui ex terzino si è adattato a questo ruolo. Sta facendo davvero molto bene quando viene chiamato dal proprio mister a fare questo gioco. Intanto fallo da parte di Selimi e rigori per Teramo. Azione molto rocambolesca questa di Toppi. Non so, fossi stato nei panni dell'arbitro, che non lo sono ovviamente, non so se avrei concesso rigori per questa azione. Adesso vediamo Toppi contro Ballabio. Toppi riesce a metterla dentro. 22-17 per Teramo, per Pugliese Palamano Chiaravalle, ma gol appena segnato da Teramo. Tanto rientra Morettin, di nuovo extra player per Chiaravalle, che sta giocando senza portiere per concedere ai propri giocatori di avere una superiorità numerica in fase offensiva. Entra da solo Selimi e mette dentro un grandissimo gol, ma soprattutto un gol molto importante anche per lui, che prodotto del vivaio chiaravallese anni fa, 3 anni fa se non sbaglio, ha subito un bruttissimo infortunio, prima ad un ginocchio, poi a un altro, che l'hanno tenuto lontano dai campi per anni. Quest'anno invece è ritornato a giocare all'interno della rosa della Pugliese Palamano Chiaravalle, ma l'arbitro nel frattempo ravvede un gioco forse scorretto da parte di entrambi i giocatori, di Omar Santinelli per il Chiaravalle e D'Argenio per Teramo, e punisce entrambi con 2 minuti. Erano stati forse avvisati, Matteo, mi sembrava. Sì, già l'arbitro li teneva d'occhio, erano già stati avvisati. Santinelli nel marcarlo molto duro e il pivot nel liberarsi, cercare di liberarsi anche lui un po' a gomiti alti, e ha visto l'arbitro di mandarli fuori in maniera tale che un po' si calmino e non rischiare poi eventuali falli più brutti da vedere successivamente, ecco. E quindi entrambe le squadre giocheranno con un giocatore in meno in questo frangente. Si mantiene comunque la parità numerica, ma si potranno sicuramente creare nuove sinergie, sia in attacco che in difesa. Di Salvo per Ciutti, di nuovo per Di Salvo, due giocatori giovani del Teramo si passano il pallone fino a che non arrivano le sapienti mani di Gino Del Curto a bloccare Di Salvo, e l'arbitro intanto sta alzando il braccio in segno di passivo. Numero 9, Toppi. Entra dentro. Sperava forse un rigore, ma sembra lamentarsi ad alta voce. L'arbitro gli fa capire chi comanda. Tiro di Fini che viene bloccato facilmente prima dalla difesa e poi da
Ballabio, ma intanto sul contropiede di Ballabio, che sarebbe stato chirurgico, arriva prima Di Salvo. Bel recupero da parte di Di Salvo. Sì, bravo, ha potuto correre bene, è partito bene, ha seguito bene la traiettoria e ha fatto un bel recupero. Bello scatto, tra l'altro, è riuscito a recuperare su Brutti, che è un giocatore molto molto veloce del Chiaravalle, quindi complimenti Di Salvo. Nel frattempo, invece, abbiamo visto come un'azione offensiva di Toppi, fermato da Del Curto, questa volta l'arbitro concede il rigore a Teramo. Quindi 23-17, quando manca 15 minuti di gioco, la metà del secondo tempo, in pratica ancora da giocare, rigore che sorprende Ballabio e gol da parte di Toppi. 23-18, 5 reti di vantaggio per Chiaravalle. Rientra Moretin per far giocare Chiaravalle con l'extra player, col super extra player, verrebbe da dire. Moretin sul lustro, intanto è rientrato anche in porta Ballabio perché i 2 minuti sono finiti. Teramo probabilmente non si avvede di questa fine dei 2 minuti e sta continuando a giocare con un giocatore in meno. Nel frattempo l'arbitro richiede di nuovo un intervento di pulizia da parte in questo momento della verità di Matteo Brutti, e deve essere una specializzazione dei giocatori del Chiaravalle, Matteo, perché prima abbiamo visto Moretti, adesso Brutti, entrambi si stanno specializzando nella pulizia del campo. Eh sì, stiamo facendo, diciamo, un corso accelerato per la pulizia del campo, Francesco. E comunque dopo quasi 50 minuti di partita i ragazzi sono sudati e in questo sport, soprattutto su un parquet, diventa scivoloso come l'olio se non viene ben pulito. Assolutamente, non è questione. Noi ci scherziamo, ma è una questione anzitutto di sicurezza. Intanto, bel tiro di Moretin che viene murato, mi sembra, da Toppi e la butta in angolo. Adesso sarà Giovanni Santinelli, la passa per Moretin, Solustri, Simone Ceresoli che entra dentro, viene fermato in maniera abbastanza veemente da De Salvo, ma riesce comunque a tirare e a mettere la palla sotto il 7. Bel gol da parte di Simone Ceresoli. Toppi va cadendo addosso al proprio compagno di squadra D'Argenio, e i due cadono. Per fortuna non si sono fatti male. Sembrava che potesse essere una brutta caduta davvero, e invece forse era più brutta da vedere che da vivere sul momento. Mentre viene chiamato di nuovo un'altra pulizia del campo, Matteo, ti chiederei appunto se vuoi dare qualche specifica in più per quello che è la Beach Handball Cup, come possono partecipare ad esempio i vari giocatori delle varie squadre, quando si apriranno le iscrizioni magari. Sì, guarda, allora, praticamente se svolgerà il 13 e il 14, aperta a tutti i 13-14 giocatori di luglio. luglio, aperta a tutti i giocatori, diciamo, tesserati con la federazione, non è obbligatorio avere una società di riferimento, ma puoi chiedere anche a una società vicina o anche alla nostra società, che saremo volentieri di chiedervi in prestito solo ed esclusivamente per quell'evento, poi ritornerete alla vostra società. Questo permette di far giocare a tutti e di far divertire a tutti. E di far conoscere anche uno sport che è quello del beach handball, che diventerà sport olimpico, tra l'altro. Perciò, come tutti gli sport olimpici, vanno anche rispettati, ed è bene se si riesce a creare un po' di rumore attorno a questo sport. Intanto abbiamo visto un bellissimo gol di Toppi in caduta, davvero bello in questa azione di Teramo. 24-19, Teramo sempre a meno 5. Adesso vediamo un tiro di Matteo Brutti che tenta il primo palo. Ma non riesce a mettere nella fessura tra il palo, appunto, e il portiere, quindi la palla ritorna nelle mani dei giocatori di Teramo che stanno di nuovo attaccando in questo momento. 12 minuti e 40 da giocare, sempre 24-19, 5 reti avanti Chiaravalle. Di Salvo in elevazione, batte Ballabio, se non erro, prima rete di Di Salvo. Omar Santinelli la passa a Gino Del Curto, che viene spinto da dietro da parte di Toppi. Si riparte con la palla per la Pugliese e per la mano Chiaravalle. Intanto
esce tra gli applausi del pubblico Ballabio, il portiere di Chiaravalle, per far rientrare il portiere titolare Mario Sanchez. Ballabio, in questi circa 40 minuti di gioco effettuati, ha fatto vedere davvero delle belle parate, una bella crescita. Intanto tiro in elevazione di Moretin, che però non prende lo specchio della porta, e sarà di nuovo palla a Teramo, 24-20. Teramo si sta rifacendo sotto pericolosamente, siamo passati da un vantaggio di più 6 per la Pugliese a un vantaggio di più 4, ma Teramo proprio chiede un time out. Stiamo ritornando dal timeout chiesto dai Lions Teramo. Il punteggio è 24-20. Chiaravalle adesso in una fase, sembra un po' di stanca. I giocatori del Chiaravalle sembrano essere un po' provati. Hanno cominciato questo secondo tempo con tanto acceleratore, del piede sul gas. E adesso forse è un momento in cui bisogna tentare di chiudere la partita a 11 minuti dalla fine. 24-20 il punteggio, anche magari per poter dare spazio alle file delle giovanili e a tutti quei giocatori che hanno trovato meno minutaggio in campo in questa stagione. Invece gol di Forlini che sorprende Sanchez, è rientrato da poco. Omar Santinelli per Gino Del Curto, che d'azione, che intesa tra questi due giocatori, bel passaggio a rimbalzare di Omar Santinelli, bel tiro a rimbalzare di Gino Del Curto che mette in rete il 25-21, sperando che questa sia la rete un po' che risvegli gli animi di Chiaravalle, vero Matteo? Sì, queste sono le azioni che deve fare il Chiaravalle, si allenano per fare questo, per giocare in velocità e devono fare questo. E soprattutto ha risvegliato gli animi sia dei giocatori che del pubblico. Chiaravalle, contropiede per Luca Vichi che mette dentro un altro gran gol, 26-21. Questo è il gioco che conosciamo di Chiaravalle, in velocità, di forza, prendendo in mano il volante della partita. È così che tutta la stagione è stata giocata da Chiaravalle. Sì, ovviamente il Teramo ha tutto l'interesse nel rallentare. Vediamo di nuovo un'azione difensiva parte di Chiaravalle. Il commissario di campo sta chiamando di nuovo l'attenzione dell'arbitro, che punisce con 2 minuti un dirigente di Teramo che era andato a parlare con il tavolo, sembrerebbe. Quindi 2 minuti, credo che dovrà uscire un giocatore, infatti esce il numero 7 del Teramo. Intanto ingresso in campo per Gabriele Grimaldi, un giocatore che ha trovato finora poco spazio in campo per Chiaravalle, ma è stato sempre presente, parte della squadra, fondamentale nello spogliatoio. Tra, diciamo, un esempio per tutti i giocatori, soprattutto tra i più piccoli, che hanno bisogno anche di questi esempi di dedizione e di sacrificio per quella che è la propria maglia. Toppi, Grimaldi va subito in difesa. Toppi per Forlini. Esce Grimaldi per anticipare e rovina un po' il ritmo del gioco
del gioco di Teramo, riparte Chiaravalle in contropiede, Moretin da solo, ma si fa parare incredibilmente questo tiro. Questo non siamo abituati a vedere Moretin che viene fermato così, soprattutto in queste situazioni a tu per tu. Forse non si aspettava il passaggio, l'ultimo passaggio, pensava che il giocatore, il compagno andasse al tiro da solo. E quando... È vero, sembrava un po' sorpreso effettivamente, adesso che sì, ci ripenso. Quando sei troppo vicino alla linea dei 6 metri effettivamente fai questo, cioè non te l'aspetti e non hai tempo di fare i passi consueti. Tanto vediamo Brutti andare al tiro. Sembra lamentarsi un po', ma il giocatore del Teramo, D'Argenio, non riesce a trattenere la palla in campo, quindi sarà angolo per Chiaravalle. Nel frattempo Brutti si stava lamentando forse di un tocco da parte del difensore del Teramo. Vediamo Selimi. Selimi. Entra Selimi. Tiro. Colpisce in pieno il portiere De Angelis. E allora si continua. 26-21 sempre il punteggio da qualche minuto. Entrambe le squadre non hanno segnato le ultime azioni offensive. Grimaldi contro Troppi. Rientra il giocatore uscito per 2 minuti da parte di Teramo, quindi finito il periodo di superiorità numerica per Chiaravalle. Sfondo da parte di Troppi su Luca Vichi. E riparte Chiaravalle proprio con il contropiede di Sanchez su Vichi, che non sbaglia e mette dentro un gran gol di cui abbiamo bisogno per stare tranquilli da qui alla fine di queste 7 minuti e 35 secondi che ci separano dalla fine della partita. 27-21 il punteggio. Sì, Francesco, un gol diciamo da segnare, il 50 a Vichi e 50 a Mario, perché il passaggio era perfetto. Sanchez non credo di averlo visto sbagliare un solo contropiede quest'anno. Se non sono arrivati al destinatario questi contropiedi perché sono stati intercettati da dei bravissimi giocatori difensivi, o in questo caso offensivi, perché ha fatto un altro bel gol sotto il 7, sempre Troppi. Troppi veramente tra gli MVP direi per il Teramo. La maggior parte dei 22 gol credo siano arrivati da lui. E intanto difesa abbastanza aggressiva subita da Omar Santinelli sul tentativo di tiro, ma l'arbitro non ravvisa fallo. Quindi 27-22, palla a Teramo, che tenterà ancora di portare avanti il proprio punteggio. Però sbaglia il passaggio numero 17 verso il pivot, e la palla questa volta forse un errore da parte di Sanchez c'è stato nel lancio del contropiede. Non dovevo dire niente, Matteo, colpa mia che sono stato un po' troppo ottimista. Io sto in silenzio, Francesco, sto in silenzio, va bene così, ci stanno degli errori. 27-22 ancora, continua il gioco di bella parata da parte di Sanchez sul tiro di Forlini. Tiro preciso ma non potentissimo, non imperserisce Sanchez. Omar Santinelli chiama alla calma i suoi. Adesso è il momento di costruire un'azione con tutta calma. 5 gol di vantaggio, bisogna arrivare a metterne 6 di vantaggio e poi 7 e così via per aumentare la tranquillità. Però non è il momento di giocare in velocità. Adesso è il momento di stare tranquilli e costruire una bella azione. Selimi entra, subisce fallo, l'arbitro chiama rigore. Intanto vediamo che entra Battistelli, anche lui sempre dal vivaio del Chiaravalle, giocatore che si spende tanto, dedica tantissimo la palla a mano, anche se riceve pochi minuti, però sicuramente... E viene incaricato del rigore, tra l'altro. Sì, da freddo. Gol! Il portiere era riuscito a bloccare in parte la palla, ma lentamente, ma inesorabilmente, è andata dietro la linea di rete. Sì, Battistelli, tra l'altro, uno dei specialisti nei rigori in allenamento, uno che ha le migliori percentuali di realizzazione, però entrare da freddo e battere subito un rigore è cosa sempre molto complicata.
E anche lo vediamo subito in azione in difesa, una difesa molto, molto sicura su Toppi, quello che è stato il miglior giocatore dell'altra squadra. Non ha timori riverenziali Battistelli. Numero 22 di Salvo, intanto di nuovo Battistelli aveva bloccato l'azione di Toppi. E Forlini supera Luca Vichi, ma non supera Mario Sanchez, che para di nuovo e chiama alla carica i tifosi della Publiese Pallamano Chiaravalle. Ingresso di Salmonti, non ci stanchiamo mai di sottolineare che quando i ragazzi arrivano dal vivaio, perché è molto molto importante, Francesco, molto molto importante crescere dei ragazzi che daranno poi il futuro alla Pallamano Chiaravalle. Esatto, dei minuti così sono importantissimi, anche se sembrano pochi, ma questi sono ragazzi che giocano nelle squadre giovanili e questo minutaggio a questi alti livelli vuol dire tanto. Nel frattempo, credo l'arbitro abbia fischiato passi a Selimi e ha ridato palla a Teramo. 28-22 il punteggio, 6 reti di vantaggio per la Publiese Pallamano Chiaravalle su Lions Teramo quando mancano poco più di 3 minuti e spiccioli da giocare. Grimaldi blocca Forlini, una grande azione difensiva di Grimaldi. Di Salvo, Toppi. Forlini contro Grimaldi, viene fermato, riparte proprio Grimaldi. Ma gli sfugge la palla, commette infrazione di doppio e bisogna riconsegnare la sfera a Teramo. Borlini, Toppi. I due continuano a spostarsi la palla tra di loro. Tiro in elevazione che non impensierisce Sanchez, che lancia subito un contropiede per Grimaldi, che vede Salmonti che non riesce a colpire la porta. Grandissimo gesto di altruismo da parte di Grimaldi, che avrebbe potuto anche girarsi e andare lui verso la porta, ma preferisce passarla a un giovane. Ancora una volta, come dicevo quando è entrato, un giocatore che è di esempio per questi ragazzi, per l'altruismo che sta mostrando. Forlini, crocia col Ciutti, Toppi, ma parata ancora di Marione Sanchez. Giovanni Santinelli passa per Selimi. Il pubblico chiaravallese applaude l'ingresso dell'ultimo giocatore che ancora non aveva visto il campo, il portiere Jari Chiappini, anche lui un giovane della primavera che entra al posto di Mario Sanchez. Un minuto e 23 ancora da giocare. Grimaldi per Ceresoli, per Selimi, per Giovanni Santinelli. Selimi di nuovo. Ceresoli la passa a Battistelli che riesce a tirare, però colpisce il palo, ma la palla non arriva in mano a Salmonti, o forse sì, ma scivola. Quindi niente, sarà Teramo di nuovo. Un minuto da giocare, 28-22. Ed è Teramo a dover gestire questa azione che potrebbe essere l'ultima azione offensiva per i Lions Teramo. E tutto sommato, Francesco, hanno fatto una buona partita, hanno fatto la loro palla a mano, giocato la loro palla a mano e Assolutamente. in alcuni casi hanno anche impensierito un attimo il Chiaravalle, arrivando almeno 4. Assolutamente sì, hanno fatto soprattutto un bel avvio di primo tempo in un momento un po' di deficit da parte di Chiaravalle. E si sono dimostrati una bella squadra nonostante l'ultima posizione in classifica. Chiaravalle in questo momento sta rinforzando la propria posizione in classifica, invece che quella del terzo posto. Bella azione difensiva da parte di Grimaldi, di nuovo 10 secondi da giocare ancora. Tiro di Toppi, rete, e lancia Jari Chiappini. Selimi viene bloccato, finisce tutto così e si abbracciano i giocatori. Finisce 28-23 per la Publiese Pallamano Chiaravalle, questo penultimo appuntamento casalingo e terzultimo appuntamento di stagione per questa stagione appunto di Serie A Silver. Io sono Francesco Mandolini, con me oggi Matteo Alfonsi e
È stato un piacere accompagnarvi per tutta la stagione. Questo sarà il mio ultimo appuntamento al commento. Ci rivediamo nel 2024-2025, ma l'ultimo appuntamento in casa ci sarà appunto Matteo Alfonsi alla voce. Sì, dovrei esserci io, ma non riuscirò sicuramente a fare la tua bella figura, quindi... Grazie, troppo buono. Troppo buono, grazie mille e arrivederci.